Roberto Sanfilippo è il direttore generale del CEF, passa settimo anno per una manifestazione straordinaria dove in prima battuta c'è la prevenzione. Prevenzione e promozione della salute, ricordiamoci che salute non è cura della malattia, ma salute è benessere di vita. Se riusciamo a fare questo passaggio ci rendiamo conto che la prevenzione è fondamentale per un benessere di vita e, consentitemi di dire, per un risparmio per la società, sia in termini di persone che non lavorano perché malate, sia in termini di impegno delle istituzioni sanitarie nella cura. Quindi prevenzione, prevenzione, prevenzione. Quest'anno c'è la novità che altre iniziative si spostano a Gela. Più che si spostano, sono previste anche a Gela. Il territorio nisseno è composito, con l'ASP abbiamo deciso di estendere le attività anche a Gela perché appunto tutta la provincia nissena possa essere rappresentata. Il CEFPAS è un'istituzione regionale, lo è anche provinciale, quindi vogliamo coinvolgere tutta la provincia. Il sindaco Gambino ancora una volta a Caltanissetta per il settimo anno, al centro della Sicilia, non solo geograficamente, ma soprattutto quando si parla di salute. Sì, noi siamo partner di CEFPAS e di tutti gli altri che partecipano a Salus. Il Salus è una cartina al tornasole importantissima perché ci fa uscire fuori le tematiche in tempo di salute e da questo punto di vista l'atteggiamento salutistico che dobbiamo avere in questo momento, che è quello di uscire dalla pandemia per quanto ci concederà poi il virus, perché questo ancora lo dobbiamo stabilire, poi ritornare alla vita normale. Noi oltre all'iniziativa del Salus, è in stretta correlazione con il nostro piano strategico per il Parco Mondiale della Dieta Mediterranea e si uniscono queste cose, si uniscono perché di fatto lo stile di vita è quello che ci guiderà a noi nel nostro percorso, nel senso che se lo stile di vita è corretto, come è corretto lo stile di vita del Mediterraneo, utilizzeremo meno le strutture sanitarie, per cui non parliamo più di sanità ma parliamo di salute. Questa iniziativa è nata con l'idea di coniugare la metafora e l'emozione nell'ambito delle educazioni. I cambiamenti valoriali passano tramite quelli che sono gli apprendimenti emozionali e anche metaforici. Portare contenuti di carattere clinico, di carattere medico è assolutamente importante, ma soprattutto sulle giovani generazioni il codice linguistico è fortemente da declinare appunto con quelle che sono le testimonianze autorevoli, con quelli che sono gli aspetti emozionali.